Ciao a tutti! Oggi prepareremo i quadrotti di ricotta e arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, sale, ricotta, zucchero, succo d'arancia, scorza d'arancia, farina di tipo 00, vanillina e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza d'arancia e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame, aggiungere le uova e montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il succo d'arancia ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Rimuovere la farfalla dalle lame. Aggiungere la ricotta ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina. Il sale, la vanillina, il lievito ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, versare in una teglia rettangolare rivestita con carta da forno. Abbiamo versato il composto in una teglia delle dimensioni di 28 x 20 cm. Adesso andremo a cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e tagliare a quadrotti. Quadrotti di ricotta e arancia. Grazie e alla prossima ricetta!